Ciao a tutti amici, sono ancora io, il vostro amico Dex. In questo nuovo video vi farò vedere semplicemente come si indossa questa, una modesta cravatta. Ma non è facile perché tutti quanti siamo, o meglio, quasi tutti siamo capaci a fare un classico nodo. Ma io vi farò vedere come fare un cosiddetto nodo accademico. Vi faccio vedere come si fa, che potrebbe essere molto utile e molto più elegante rispetto agli altri nodi che prendono verso destra o verso sinistra. Bene. Andiamo a vedere come. Allora, innanzitutto prendiamo appunto la cravatta. Io l'ho presa viola, che sinceramente è un cazzotto a un occhio con questa bellissima camicia. Cosa facciamo? Prendiamo i due lembi. Uno è analogicamente più grande e uno è più piccolo. Caliamo quello più grande verso il basso e quello più piccolo lo mettiamo sopra a quello più grande. Come potete vedere, quasi tutte le cravatte hanno questa rigatura, questa cucitura. Noi la mettiamo precisamente. Innanzitutto alziamo il colletto, perché sennò è un macello. Alziamo il colletto, bene, dà molto di Dracula. Quindi mettiamo appunto la cucitura sopra e facciamo passare il lembo più grande in mezzo alla cravatta. Tiriamo tutto con le due dita, il pollice e l'indice, arreggiamo questo fiocchetto. Dopodiché facciamo fare un giro completo, lo passiamo dentro alla cravatta e tiriamo. Come potete vedere, si è fatto una sorta di cuoricino. Vedete? Riuscite a vederlo? Bene. Tiriamo. Dopodiché prendiamo sempre questo lembo più grande, lo passiamo verso sinistra. Fatto ciò, verso sinistra, lo facciamo passare tutto intorno. Con le due dita cerchiamo di creare uno spazietto. Tutto intorno, lo facciamo passare da sotto e lo andiamo ad infilare all'interno del buco che abbiamo appena creato. Fatto ciò, lo sistemiamo un attimo, lo tiriamo bene, tiriamo tutto. Mentre tiriamo su il nodo, cerchiamo di fare una forma, diciamo, leggermente quadrata. Lo sistemiamo un pochetto, facciamo i dovuti bene, facciamo le dovute sistemazioni. Perfetto. Abbassiamo il colletto, tiriamo su perché logicamente il bottone della camicia non si deve vedere, soprattutto un cavolo che mettiamo la cravatta. Ed ecco fatto, come potete vedere la cravatta è perfetta e il nodo, vedete, non pende né a destra né a sinistra, perché naturalmente con quell'altro tipo di nodo, facendolo solamente a un lato, e naturalmente o pende a destra o pende a sinistra. Invece così è perfetto, perfettamente squadrato e lineare. Poi naturalmente dipende anche dal tipo di cravatta. Come vedete, questa qui è una cravatta piccola, quindi il nodo viene più piccolo. Ecco fatto, questo è il classico nodo accademico. Perfetto. Questo è tutto amici, un bel nodo di una bella cravatta, diciamo viola, che come ho detto già prima, questa cravatta è un cazzotto in occhio con questa camicia. Questo è il classico nodo accademico. Se vi sono stato utile, spero che mettiate come sempre un bel mi piace, che visualizzerete questo video, che è, diciamo, una cazzata, però potrebbe essere utile per determinate occasioni, per essere molto più eleganti. E niente, vi saluto a tutti amici, un bacio da Dexter.